queste due ruote e un motore. È il primo di una serie di appuntamenti che sono stati realizzati dal Comune di Valenza grazie alla fondamentale collaborazione della ditta Dainese. La Dainese nel 2007 ha acquistato il marchio AGV grazie alla sponsorizzazione di due fondazioni, la Fondazione CRP, la Fondazione CRA, una società di servizi, Chiara Gas, e la Banca di Lignano e tanti altri sponsor che verranno presentati e ringraziati nel corso del pomeriggio. Non mi resta che ripresentare gli ospiti di questo primo appuntamento che abbiamo voluto intitolare, mi ricordo Gino Quando, da Giampiero Sacchi, che da qualche anno è nel mondo delle corse, Claudio Costa, Roberto Girardevo, che è il direttore del titolo, ma oggi abbiamo chiamato a raccontare il Gino Mizzano, presidente dell'Alessandria Calcio. Lo presento? Giacomo Mezzini. Sergio Cassano, e io ho detto sì dal tuo posto, perché Sergio Cassano qui ha un ruolo proprio di memoria di quanto la vita di famiglia del sindaco è stata una dei principali fornitori di Gino Mizzano in Pellami. Giorgio Cini, che racconterà l'aspetto, il lato genetico di Gino Mizzano, e dopo aver controllato di avere il tasso ben allacciato, acceso le luci anche se giorno, e con prudenza, ma con un grande rispetto per la sua professionalità, lascio la parola al Nico Cerino. Grazie. E dopo un paio di bicchieri dell'ottimo vino della tenuta Raia, e non che del Barbera, sempre della Raia, insomma, non sarà facile restare lucidi, però in questa prima parte del pomeriggio abbiamo un desiderio che è quello di conoscere meglio questo personaggio, Anisano, no? La ditta AGV stava per Anisano Gino Valenza, quindi legato indissolubilmente alla città, anche se poi ha cambiato sede, per la città ha significato moltissimo. Ecco, qui in questa prima parte vogliamo conoscere meglio, attraverso tante voci che per certi versi molto, molto differenti tra loro, hanno conosciuto l'Anisano imprenditore, l'Anisano sponsor, l'Anisano presidente di squadre di calcio, l'Anisano benefattore, insomma tutte queste facce di un personaggio che è davvero particolare, unico, amatissimo da tutti noi, e i giovani non hanno conosciuto, ma oggi conosceranno un po' meglio. Io partirei da Sergio Cassano, perché come uno dei fornitori originali della ditta ha conosciuto l'Anisano nelle prime fasi della sua attività, quando con molta lungimiranza e tanta vivacità, perché è sempre stato un personaggio molto vivace, ha cominciato a fare i cassi. Ecco, il tuo ricordo, Sergio, di quell'Anisano là. Bene, grazie in ogni caso ancora a tutti questi grandi campioni, a coloro che hanno consentito la realizzazione, a Nico che si è prestato, a tutti voi. Non finirei mai di ringraziarvi. E comunque partirei da un episodio che è accaduto questa mattina proprio. C'era una signora fuori che aspettava l'apertura della preview della mostra, che mi dice: venga qui, suo padre, eccetera, eccetera, mi ricordo quando ci portava le pelli, quando Gino metteva a comprare le pelli per fare i primi cassi, e mi fece vedere un casco in pelle, sicuramente fatto con le pelli dell'azienda di mio padre, che adesso fa la mostra di sé in ciò che vedrete dopo. Io, per quanto mi riguarda, ritengo, per motivi anagrafici e per tutta una serie di episodi molto molto curiosi che vi racconterò brevemente, posso dire di essere una memoria storica della vita di Gino Mizzano sino al 74-75, quando andavo da intorno a vedere questo signore che legnò prepotentemente gli americani a casa loro.
facendomi venire in mente la storica vittoria delle P4 Ferrari che andavano a battere le porte per loro. Lui l'ha fatto. Comunque, io ero un ragazzino e nell'ufficio di mio padre sentivo regolarmente, io conoscevo la voce di Gino, perché trattare con Gino non era facile, era un tipo che definire parsimonioso, insomma, è generoso come termine. E non c'era mai una partita che i capelli che andava bene, il prezzo non andava bene, andava sempre tirato, insomma, quei grandi uomini si costruiscono anche così, nel saper risparmiare, nel saper ottimizzare i propri corsi aziendali. E fu così che si creò un'amicizia proprio di famiglia. A Misano Gino era sempre da noi, noi eravamo sempre da lui. I caschi sino agli anni 70, comunque, quando poi subentrò la fiberglass, la fibra, eccetera, erano rivestiti comunque di pelli. E le pelli venivano tirate dal collo al massimo, a reperire nell'azienda di mio padre. Nacque un'amicizia, questa amicizia poi ebbe uno sbocco ancora più curioso, perché Gino, parliamo sempre degli anni, parliamo degli anni 60 a questo punto, la storia del sottoscala è già superata, lui aveva un'azienda, esatto, non se lo deve ricordare bene perché veniva spesso a Valenza, perché il nome di Agostini è compenetrato molto fortemente con quello di Misano, Gino, erano due figure, due facce quasi della stessa medaglia. E comunque lui aveva questo ingresso nel quale poi si accedeva al suo ufficio, dietro la cui scrivania c'era lui. A destra c'era un altro tavolo con un tizio molto anziano che gli teneva la contabilità, l'amministrazione. Io non so se lo chiamava lui così o se si chiamava come soprannome elefante, comunque era un po' malinarnese, un po' tentato. Dico questo non per avvilire la figura del ragioniere di Misano Gino, ma per quello che vi spiegherò fra poco. Poi dietro aveva tutte lavoranti, una ventina di donne, perché lui faceva fare le calotte a Macro, in uno dei paesi che ci sono tra Valenza e Casale, poi le faceva vernissare da un'altra parte. Lì nell'azienda dove c'erano queste operose signore, li faceva assemblare, li metteva i cartoni e li spediva. Poi fece il salto di qualità, Agostini era già molto legato perché il Casco Ago è stato la fortuna di Misano, Gino Valenza, così come la Pininfarina lo è stata per terra. Però dovevi incontrare questi campioni che incominciavano a farsi avanti. Ecco perché Misano voleva allargare il giro e voleva i piloti famosi, i piloti anche americani, i piloti di grido. A quel punto lui cosa fece? Dice, bene, da mio padre, da me, dice, Sergio, facciamo una cosa. Quando arrivano questi personaggi, io devo presentarmi in un certo modo. Calcolate che io ero giovane e più presentabile di adesso. Per cui diceva, vieni da me, mi fai da direttore, da manager dell'azienda. E così vennero Fitti Paldi a trattare le sponsorizzazioni che lui non capiva, perché dice, io gli do già i cassi, non capisco perché gli devo dare dei soldi. Ecco. È vero. Ecco. E allora io devo portare avanti la trattativa. Arrivò lo sciatore McKinney e lui dice: in dialetto mi dice, era un po' che l'americano, che assomiglia a me, aveva il sciatore, l'animato. Infatti era capellone, è arrivato con uno zainetto senz'altro di supporto. Mi dice: ma perché possono così? Perché? Mi dice: no, questo qui vuol fare chilometro lanciato servito. Dice, va bene, prenotami una camera, posso farvi il parlare dopo. Mi abbiamo prenotato la camera in albergo, andavo a Cervinia, il giorno dopo c'era il chilometro lanciato che per la cronaca questo americano vinse. Alla sera, quando c'era la scena, bussiamo, suoniamo, non troviamo il campione americano, il futuro campione americano. Stavamo per fare buttare giù la porta quando sentiamo dei movimenti e scopriamo che il campione americano dormiva sul balcone perché doveva adattarsi alle temperature rigide per fare il chilometro. Mi chiamò per Fitti Paldi, che fu un signore straordinario, devo dire, il migliore dell'otto di quelli dell'automobile. Mi chiamò per Rosa, con Fitti Paldi creiamo il casco con l'air sub sopra.
proprio nato di lì l'idea, perché allora le macchine si accendevano come fiammiferi, e da allora il fatto di averla in scoop dava quella sensazione di respiro, che però fu sbrigativamente sistemata dicendo: ma solo ma serve solo per fare l'idea che sono estetica potente. Allora il ragazzo mi aveva il jet, che era un casco con una linea particolare, e poi vedete che Crosberg, che voleva un casco del colore dei suoi jeans, prendeva la forbice e gliene tagliava un pezzo. L'unico, e lui non so se se lo ricorda, col quale si trattava fuori dall'ufficio era da Mogorsini, perché si arrivava al piano di sopra dove c'era l'azienda Misano Gino, che erano Gino e la moglie, e dove non ci vedeva nessuno e lo prendeva per il collo. Comunque, cammin facendo, noi con Gino siamo andati alla 200 miglia di Imola, di Daytona. Ecco, sindaco, dopo quello ce la racconti dopo, perché l'obiettivo mio vorrei che, per cominciare, tutti noi qui ci dipingessimo un po' il primo ricordo, no? Di Gino Misano. Poi magari scaviamo un po' di più la 200 miglia di Daytona, una pagina molto interessante anche per Agostino, anche per la TV. Però appunto, mi ricordo Gino quando, questo è un po' il nostro titolo. Allora vorrei chiedere a Giorgio Assini, che è qui di fianco a me, che è il presidente della Fondazione Valenza Anziani. Ecco, la Misano invece è benefattore della città, perché in fondo è a Valenza che siamo, ed è Valenza che gli fa questo bellissimo omaggio. Ecco, che tipo è? Beh, io ho un ricordo che era molto indietro nel tempo, di Gino Misano, risale all'immediato dopoguerra, 46, 47, 48. Appena fondata l'azienda. Era in società con un certo signor Faris. La prima. Io mi ricordo di Faris. Faris è ecco, erano in via il mondo dei amici, per il Valenzano era contratto con Danini, per intenderci, e avevano un laboratorio, una fabbrica ricavata negli ambienti della vecchia caserma dell'esercito, perché Valenza una volta c'era una caserma dell'esercito. Oltretutto io abitavo con la mia famiglia in via 12 settembre, dove c'era la casa del suocero del signor Misano, Emilio Morando, papà di Crociano, di sua moglie. E così, volendo o nolendo, ho visto crescere l'azienda. E mi ricordo quando fece il primo, chiamavano stabilimento, perché a Valenza all'epoca c'erano due o tre grandi fabbriche, soprattutto fabbriche calzaturiere, c'era la Stella, c'era la Dominante. Gino Misano invece costruì questa struttura sui terreni del suocero, e per mia grande disgrazia cambiò una pianta di ciliegie sulla quale immagino che passavo quasi le giornate, perché ciliegie buone così non le avevo più ritrovate, sarebbe sollegato un ricordo di gioventù, per cui sembra. Vabbè, costruito questo stabilimento, io mi ricordo il Gino Misano che passava la sera a spegnere le luci, controllava sistematicamente che tutte le luci fossero spente, e poi, per andare nel senso del discorso fatto di Cassano, per quanto riguarda la parsimonia, mi ricordo delle discussioni che avevo con un tagliatore, un certo Ugo si chiamava. In questo momento mi sfugge. Qui la figlia di Ugo. Ecco, c'era suo padre, faceva il tagliatore di Casino, e le discussioni che venivano fuori per assoltare al massimo delle lami che c'erano, e dicevano: attira un po' saperda, per far stare qualcosa di più, magari i cinturini che legavano i caschi o quant'altro. Ecco, io l'immagine che ho di Gino risale a quel periodo, fatto molto lontano nel tempo, perché è una brutta cosa, perché sono molto vecchio, però è un ricordo indelebile. Poi ci sono altre cose di cui parleremo. Grazie, perfetto, grazie Giorgio. Sì, e allora però Giacomo Agostini, che sei lì al centro non per caso, dei tuoi 15 titoli mondiali mi pare che tutti sono stati fatti dalla GV, credo proprio, perché a Milano è stato forse il tuo primo sponsor tecnico. Ecco, come l'hai conosciuto tu, Ginetto? Come si è presentato? Chi te l'ha fatto conoscere? Beh, effettivamente io ho iniziato con un casco inglese, un Cromwell. E poi quando così ho cominciato a fare le gare
Caletto, Cagliari, sempre a questo caso, e poi un giorno, mi ricordo, a Monza si è presentato Gino Misano con un casco sotto il braccio e dice: senti, ti darei il mio casco. Ma perché no? Dico, ma... E poi cosa mi daresti ancora? Tornando poi al discorso di prima, ma poi vediamo, in poche parole poi ho provato il casco e direi che mi sono subito trovato bene. Anche se poi questo casco, quando l'ho provato per la prima volta a Francorchamps in Belgio, perché scusami, perché il casco suo era primo che usassi tu di A2, era quel casco lì. Esatto, era un casco primo piano qua. Poi dopo arrivò il momento degli integrali. Voleva che tu lo usassi. Sì, perché la rivoluzione era veramente più sicurezza, eccetera. Solamente che l'ho provato in un circuito sbagliato, perché l'ho provato a Francorchamps in Belgio, dove allora si facevano i 205 di media. Quindi immaginate, allora quando uscivo dalla carenatura, avevo un casco più pesante, con la velocità mi muoveva la testa e l'ho scartato subito. L'ho scartato subito perché appunto lì non mi trovavo. Però poi ho insistito, abbiamo provato modifiche, eccetera, e poi alla fine è diventato il casco che ormai tutti usano, perché effettivamente la sicurezza con il casco integrale è molto molto maggiore. Però alla fine sei riuscito a convincerlo, è diventato uno sponsor generoso con te. Non per sapere i fatti tuoi, ma qui si dice che il braccio corto, ma generoso, sì. Ma però è diventato un'amicizia, avevo conosciuto Luciano, sua moglie, una donna splendida, molto carina, così, quindi. E poi avevo capito, insomma, che Alessandro, anche lui, sai, era all'inizio anche per lui, quindi giustamente doveva stare attento a tutto, come diceva prima, dalla pelle del cinturino. E mi ricordo anche che lui, per fare promozione, lui, anziché dire vabbè, spendo, faccio, eccetera, lo faceva. Invitava a caccia giornalisti, e compreso il sottoscritto. E come premio mi prometteva sempre una lenticchia di vino. Qui c'è il vino buono, mi prometteva sempre questa lenticchia di vino. E però poi quando finita la festa, finita la cosa, la lenticchia di vino non arrivava, mi diceva per l'anno prossimo. Il problema di questa lenticchia di vino è da altri 7 anni. Però insomma, voglio dire che è stato un rapporto molto, molto bello, familiare, una persona seria. Vi ricordo che questo aneddoto, un giorno lui viene a prendere a Bergamo e mi porta a visitare un'azienda di cassi che avevo comprato verso il Veneto, non so, verso da quelle parti. E dico, bene, prendiamo la tua macchina, no, andiamo con la mia macchina, dico, perché a me piace guidare. Perché però Gino non fumare, no, non fumo, io ormai ho smesso di fumare, non fumo. E niente, ci prendiamo la benzina e lo vedo che fuma. Noi ci prendiamo in azienda, trovo uno, è una sigarettina, una sigaretta. E dico, ma Gino, tu mi hai detto che non fumavi? Sì, non fumo le mie, fumo quelle degli altri. Grazie Ago. Senti, dopo facciamo un altro giro naturalmente. Di fianco a te c'è il direttore del Piccolo, Roberto Girardengo, che ha conosciuto a Misano come presidente invece dell'Alessandria Calcio, quando tu eri un cronista sportivo, comunque seguivi anche lo sport. Ecco, com'era a Misano? Beh, a Misano non ricordo esattamente come è stato raccontato da loro. Intanto erano gli anni 80, erano tutti un po' più giovani e soprattutto c'era una grande nostalgia di queste figure imprenditoriali che avevano nate come Misano, così si sono fatte veramente da sé, perché mi pare che Gino avesse iniziato a fare Sellini, no? Poi aveva creato questa prima lì a Mimola. Conosceva tutto del motociclismo, del calcio, non sapeva assolutamente nulla. In realtà era stato coinvolto in questa avventura dal suo avvocato, che si chiamava Giovanni Pederati, che era mancato diversi anni fa, e che lo seguiva nell'azienda per vicende ovviamente diverse. E noi, tra l'altro, in quel periodo eravamo usciti per periodo con la notizia, siccome Alessandria, forse nel corso della storia, anche in quel periodo non viveva in
condizioni di grande salute, e aveva dei dirigenti che avrebbero poi consegnato letteralmente le chiavi della società alla loro sindaco. E questo Roberto Pedrati aveva fatto capire che ai suoi clienti c'era una persona di una certa disponibilità che era in grado di rilevare Alessandro, e la cosa aveva messo in fibrillazione l'ambiente, che aveva sempre la speranza di tornare a rivedere le maglie grigie ai livelli che conoscevano i nostri genitori, perché comunque ormai sono parecchi anni che la Sardegna vede in campionati non adatti a persone di questo genere. Comunque Avigiano era rimasto per un po' di tempo dietro le quinte, salvo poi venire alla fine sciogliere la riserva e venire presentato alla conferenza stampa. La notizia era diffusa, perché anche se la conferenza stampa era appunto riservata agli operatori dell'informazione, i tifosi avevano saputo. E comunque nella sede dell'Alessandria, che allora era in via Gentilini, dove c'è attualmente l'ufficio scolastico, la sede dell'ufficio scolastico provinciale, c'era l'invito di una cinquantina di tifosi che alla sua arrivo Gino l'avevano già nato, e lui era imbarazzato perché insomma assolutamente non era abituato a questo tipo di approccio, a questo tipo di pubblico, faceva tutt'altro. Lui diceva sempre, anche prima, era già stato in realtà avvicinato, era già fatto qualche dichiarazione. L'avvocato Pedrati vuole sempre farmi dire quello che voleva lui, perché lui era come praticamente lui era istintivo, genuino, quello doveva dire, lo diceva. È come se fosse uno scientista in blocchi di partenza che aspetta lo sparo non arriva mai. E lui diceva, no, aspetta, dobbiamo dire che lui traduceva in avvocatese quello che poi avrebbe detto col suo linguaggio schietto. Comunque, insomma, alla fine lui, Avigiano, entusiasta, insomma. Peraltro, quella conferenza stampa aveva partecipato anche il sindaco, l'allora prefetto, perché comunque sono praticamente anche le istituzioni di qualche titolo erano state coinvolte, perché insomma, questo problema coinvolgeva tutti. E va bene, lui è una persona di grande disponibilità, quindi di grande entusiasmo, eccetera, ma qualcuno dei cronisti, non ricordo se è sottoscritto o qualcun altro, con il pessimismo della ragione le fece notare, ma magari però la situazione di classifica è quella che è, insomma, non, adesso, per carità, cioè, ci sono queste disponibilità, c'è l'entusiasmo, ma intanto l'Alessandria si deve salvare. Ma no, non so se avete presente, è impossibile, non voglio neanche saperlo nella maniera più assoluta. Non, ma no, figuriamo, compreremo le partite. Io a me questa cosa continua a fare ridere molto, anche perché ho davanti a me gli occhi l'espressione del prefetto, perché c'è un salto su questa sedia, lui che rappresenta l'istituzione, e quindi questa cosa può essere banalizzata, ma in realtà dà l'idea del personaggio, una persona di grande cuore, di grande disponibilità, di grande generosità. Quello che poi fece dopo, la presenza anche qui dei rappresentanti del Gasini di Genova, lo dimostrano, con questa sarà forse occasione per parlare anche qua. Sì, grazie, Gilardello. E di fianco a te c'è Claudio Costa, il famoso dottor Costa, tutto attaccato, della Clinica Mobile. E lui conosce bene Avigiano, perché Avigiano fu intanto un amico di tuo padre, Checco, che cominciò con la 200 miglia, AGV, ora si chiamava così, e poi AGV è stata il primo sponsor, il primo credere nella tua clinica mobile negli anni 70. Dunque stiamo parlando di una cosa antica. Ecco, tu eri ancora un ragazzino quando hai conosciuto Avigiano, credo, comunque eri molto molto giovane. Che ricordo? Buonasera a tutti. Intanto è bello ricordare le persone, perché l'unica cosa che noi abbiamo nella vita è il ricordo. Perché con ricordo noi cancelliamo l'oblio, la dimenticanza, per cui con queste cose che noi facciamo inconsciamente non solo ricordiamo una figura che ci era tanto cara, che amavamo, ma praticamente inconsciamente abbiamo anche la sensazione, l'illusione di poter battere quello che è il tempo. E quindi oggi Avigiano ci dà questa possibilità di battere il tempo. Avigiano l'ho conosciuto perché si era alleato con mio padre quando mio padre decise di voler cambiare il motociclismo e aveva capito che i tempi dovevano cambiare,
inventò la 200 miglia, inventò le tute colorate al posto della tuta nera. E mi dà l'idea che fosse molto semplice Misano da capire, invece era complicatissimo. Perché Misano aveva degli aspetti della sua personalità, delle maschere che lui offriva a quello che era il mondo e a un certo tipo di mondo. Ma fondamentalmente Misano era molto intelligente, acuto e sapeva esattamente vedere, e questa è una cosa molto bella di Misano, vedere il futuro non solo per lui ma anche per gli altri. Infatti non a caso aiutò mio padre per la 200.000. E quando io chiesi a tutto il mondo che contava da un punto di vista economico se mi date un po' di soldi con l'alleanza di mio padre, il motoclub, io faccio un ospedale da portare in tutti i circuiti, perché mi ero accorto andando dal 72, dopo aver inventato il servizio medico per la 200.000 lire, i piloti pensarono moltissimo a questa mia iniziativa e mi volevano con loro, Giacomo Agostini lo sa perché mi portò in America, e anzi fu il primo che convinse mio padre a viaggiare in aereo, perché quando mio padre disse mio figlio non viaggia in aereo assolutamente, Giacomo mi disse ma guarda che come lui viene con me, il mio dottore, allora mio padre ci lasciamo andare. Quindi Giacomo Agostini può essere considerato quello che di bello aveva fatto in Europa, lui riuscì a farlo portare nel mondo. E quando io chiesi tutto questo a quelli che contavano, che avevano denari, l'unico che mi diede, diciamo così, i soldi per fare la mia prima clinica mobile è stato Gino. E infatti scrisse: questo è Milano, e scrisse dono della GVL S.p.A. Sì, perché i suoi anni cambiò veramente moltissimo il motociclismo. Agostini lo sa perché lui ha vissuto anche il motociclismo degli anni 60, dove al di là della sicurezza che era decisamente molto molto bassa per le piste e tutto, ma anche professionalmente era molto difficile trovare qualcuno che sapesse davvero fare il suo mestiere. Agostini è stato il primo grande professionista, anche tra i piloti, il primo a curare la dieta, la forma fisica, il rapporto con gli sponsor, quello soprattutto, ma tutto quanto. Cioè, mentre gli anglofoni andavano forte, magari si ubriacavano la sera prima, facevano tardi, lui invece ligio, veramente serissimo, è stato il primo grande professionista. E come dice giustamente il dottor Costa, Misano era uno che ha saputo vedere oltre, cioè, e quindi ha avuto un grosso ruolo nel cambiare il motociclismo. Gian Piero Sacchi, che sei di fianco a Costa, tu hai conosciuto Misano sponsor, cioè quello che ti ha dato la mano in ogni tua avventura di team manager, con l'ultima quella di allevare in 125 Valentino Rossi. Ma innanzitutto buonasera a tutti, un piacere stare qui e ricordare il signor Misano. E devo dire una cosa, una gioia in più aver sentito tutti questi signori illustri che hanno confermato che le visioni o le percezioni che potrebbe avere del signor Misano sono comuni. Una persona estremamente capace di prendersi in giro, di giocare, di essere estremamente visionaria nel guardare, saper guardare dietro l'angolo, nel saper guardare il futuro. Ho la gioia di poter condividere con Agostini, che anche a me non ha mai regalato del vino, nonostante mi avesse promesso tante volte, ma ho assistito e facevo la portantina, da portatore, partire con la macchina di Misano con 4 bottiglie, perché aveva deciso di regalarne 2 a Kenny Roberts e 2 a Barry Sheen. Ma erano gli anni che Kenny Roberts gli aveva fatto il casco in KR e voleva che anche Barry Sheen portasse quel casco. A Kenny Roberts ha lasciato le 2 bottiglie di vino,
quando siamo entrati dal vicino, che gli ha detto che non si sarebbe messo il casco, che cioè che lui la consegna l'ha lasciata una sola, e siamo usciti. La storia delle luci in azienda l'ho vissuta tante volte anch'io, bellissima, che la sera girava per spegnere tutto, bellissimo. E io devo dire che con lui, nei miei confronti, ma anche nei confronti dei fratelli di lei, allora è stato di una bontà enorme. A me personalmente, negli anni prima, questa moto qui è del 1996, quell'anno presentammo a Monza, questo era Bosco Oscuro e Valentino in 125, e io nel 94-95 ero il manager di Biagi, e lui era contento perché Biagi era prima Novan, che insomma era un avversario, e riuscimmo a lo portammo in GV. E nel 95 un giorno mi chiama, mi dice vieni a pranzo, vengo a pranzo, parliamo, mi porta in banca, facciamo tutti i giri, e a tavola mi dice ma perché non fai una squadra? Io non sono mai riuscito a, non mi è mai venuto spontaneo da dire tu, sempre dato da lei. E dico ma, sì, vabbè, facciamo una cosa, i soldi, dico, non ce li ho, e lui disse, quanti ne sei? So, ma lo sai, ma io più o meno, alla faccia di tutte le leggi del marketing per cercare di sponsor le cose, così è nata la squadra di Valentino Rossi, io un miliardo di volte devo dire grazie a quest'uomo, e ho il grande piacere di aver conosciuto un uomo fra i più intelligenti che abbiamo incontrato in vita mia. Grazie a tutti. Diciamo a te, sei Fiorenzo Carvalho, architetto, anche tu Fiorenzo hai conosciuto un Gino personalmente, hai collaborato con lui, ecco, ti ritrovi in questi ricordi e qual è il tuo? Grazie Nico, buonasera a tutti innanzitutto. Io sono molto rimasto colpito dall'emozione di quanto è stato detto in modo particolare dal dottor Cossa, no? Che mi porta ad evidenziare questa grande umanità che contraddistingue molte delle persone che operano nel mondo motociclistico, pur sembrando alla maggioranza di noi molto distanti e personaggi quasi inarrivabili. Vi posso garantire che quello che ho potuto attraverso questa esperienza, che l'amministrazione comunale di Valenza attraverso il sindaco è riuscita comunque a mettere in piedi, è stata un'esperienza davvero unica e mi auguro che abbia comunque un seguito il sindaco in questo senso, proprio per non dimenticare mai questa grande immagine, questa grande presenza di questo personaggio che ha contraddistinto davvero la nostra città e il nostro territorio. E dietro questo acronimo, Amizano Gino Valenza, questo AGV, che per molti anni è stato un po' confusa anche con, guarda caso, con le sigle iniziali del nome di Giacomo Costini, che ho, non ho ancora avuto modo di conoscere, ma mi auguro prima della fine della serata di conoscere personalmente. Io ho conosciuto Gino Misano non attraverso il mondo motociclistico, ma nel mondo più del privato. E per ricordare alcuni aneddoti di quest'uomo, d'altronde straordinario, potrei usare comunque un'equazione in modo particolare. Era un uomo proiettato del futuro, era un uomo che comunque ha parlato di innovazione, forse decenni prima di altri, soprattutto nel nostro territorio, era un uomo che ha parlato di internazionalizzazione, termini che oggi sono di estrema attualità nel mondo comunque dell'economia distrettuale e forse anche industriale. Alcuni aneddoti particolari di Gino. L'ho conosciuto come tecnico, ho avuto purtroppo l'onere di demolire la sua sede, la sede valenzana della GV, di aver recuperato alcuni dei suoi caschi. Questi caschi sono stati comunque donati ad un operatore che ha fatto comunque esperienza portando dei personaggi in Amazzonia, dal Perù, nell'Amazzonia peruviana. Gino, credo che dall'alto ci guardi, oggi sicuramente andrai ironizzando su quello che noi stiamo facendo, guardando un po' e dicendo guarda, vi siete ricordati anche di me, no? Lui che era molto umile di fronte alla notorietà, ci meravigliava molto di questa sua notorietà. Gino l'ho conosciuto nell'ambito della RAI, Gino l'ho conosciuto in una trattativa che nel momento in cui doveva vendere la sua sede di Valenza
messo di fronte ad un altro grande imprenditore di Dile, credo, ma è poliedrico nell'ambito valenziano, che è Alberto Modeo, 2 anni di trattativa per vendere un'azienda, la sua vecchia azienda. A Misano non ha mai detto voglio, chiedeva sempre: Presidente, quanto mi offre? E questo quanto mi offre, lei quanto mi chiede, quanto mi offre, alla fine per 2 anni ha vinto Misano. Si è fatto dire da molti che cosa offriva. E questo è stato uno di quegli spaccati bellissimi che portano a dire quanto bisogna essere scaltri comunque nel mondo degli affari. Poi l'altra cosa importante che vorrei ricordare, che dietro questo acronimo vorrei parlare della famiglia Gini, perché a Misano i suoi dipendenti li conoscono per nome, di queste splendide donne. So che c'è una rappresentanza dei dipendenti comunque di Misano Gino, a partire dal primo Garbieri, Ugo, a tante donne che in qualche modo hanno operato in questa azienda. Poi c'è Piero Perego, c'è, diciamo solo i nomi perché come dicevi tu, per noi c'è una famiglia, c'è la Silvana, Marisa, Salvatore, Ines, Carla, Santina, Imelda, e vicino a noi c'è anche Esther, che non è proprio in teatro ma è qua vicino. Bellissimo, bellissimo questa cosa familiare. Io vorrei un applauso per questa grande famiglia di persone, perché parlare di Gino significa parlare non soltanto di Gino, ma di quella splendida figura di Luciana Morando, di cui Agostini in qualche modo ne ha delineato alcuni tratti, una donna veramente capace, una donna che aveva una grandissima capacità creativa, e questi straordinari suoi dipendenti che comunque con la Misano avevano davvero un rapporto embrionale, perché la conoscenza diretta era sintomo di garanzia, garanzia che oggi nel mondo della sicurezza ci dà ancora comunque GD. Un'ultima cosa che mi viene in mente è che leggendo questo libro splendido tuo, Nico, dedicato da GD, so che tu hai curato nei testi, mi dicendo, nella prefazione o in alcune pagine iniziali c'è una frase di Ido Dainese. Il Dainese in qualche modo si è sentito onorato nel momento in cui ha potuto acquistare questo prestigioso marchio, e soprattutto attraverso le parole con il dottor Cusinaro, che abbiamo avuto tutto in questo tempo, di questo grande rapporto con questo territorio, con Valenza, con questo territorio del Basso Monferrato, la Dainese AGV vuole comunque mantenere. Significa che probabilmente Valenza, in qualche modo, può avere ancora un qualcosa da dire o da dare alle giovani generazioni. Speriamo almeno. Grazie Pagliarese. Io tra l'altro voglio fare complimenti perché questo posto è meraviglioso, questo teatro è veramente grande, bellissimo. E Lino Dainese è qui, e quindi c'è anche lui, vorrei che salisse sul palco, Lino Dainese, per salutarti e naturalmente ricordare anche lui che cosa è stato a Misano Gino di Valenza. Ciao Lino. Buonasera a tutti. Puoi sederti o stare in piedi come preferisci. Beh, Gino, io lo conobbi quando ho iniziato il mio lavoro nel 72, sotto scala anch'io come lui probabilmente. Per lui, quando nel 72 lui era già un personaggio mondiale, aveva i piloti migliori, vinceva, dovete pensare a Dimona, che è stata citata, le 200.000 persone, non si girava sulle autostrade, la collinetta era colma, stracolma, venivano 3 giorni prima per vedere Imola, e lui era veramente una star come i suoi piloti, come i suoi caschi, come la sua azienda. Per me era un punto di riferimento, e in quegli anni abbiamo fatto un percorso di strada insieme, con i piloti, diciamo, Agostini, Barisci, Kevin Roberts, via, Lucchinelli, eccetera. Quindi è stato un lavoro comune, quasi di passione, di lavoro e di campioni, di primati. I primati, con l'acquisizione appunto di AGV, ci siamo presi tutto il nostro team, in azienda, un grande impegno, perché ci siamo posti l'obiettivo di riportare a GV quella che era stata fino agli anni 90, eccetera. Poi ha avuto un calo, è sempre stata
conosciuta in tutto il mondo, marchio formidabile, ma ci sono dei concorrenti su cui dobbiamo comunque ristabilire i primati. Quindi Gino per me è stato un maestro. Ho cercato in più anni di dire: Gino, facciamo qualcosa insieme, ci mettiamo, facciamo il test a piedi, lavoriamo sulla sicurezza del pilota, sull'aerodinamica, eccetera. Però non si fidava molto di me. Quando poi negli anni dopo siamo riusciti, c'è stata proposta il marchio, non ce lo siamo fatti sfuggire, perché questa storia doveva rimanere italiana, è stata immigrata in Belgio per un periodo. E quando l'ho visto e ho saputo, ci siamo incontrati, non mi ha detto, Lino hai fatto un grande affare, questo significa. Senti Lino, aspetta. Tu hai cominciato da imprenditore, quando eri un ragazzo, forse la più facile allora di oggi, no? Perché insomma qui ci sono anche giovanissimi piloti che respirano un'aria diversa, però il coraggio che avevano gli imprenditori di una volta, Gino ha cominciato prestissimo nel 47, tu hai cominciato più avanti, naturalmente sei più giovane di quello che hai cominciato dopo. Tu mi dicevi una volta addirittura che hai prima depositato il marchio, studiato il marchio, prima ancora di sapere che cosa avresti fatto. Tu avevi già disegnato la testa del diavolo prima ancora di sapere se avresti fatto tutto piuttosto che qualsiasi altra cosa. Dunque, il tuo desiderio prima di tutto era di diventare imprenditore, poi avevi la passione per la moto. Una storia diversa da quella di Gino Misano, che probabilmente non era un motociclista. Ecco, cosa è scattato in te all'inizio della tua attività? Questo del marchio è vero. Ecco, io ho usato il primo casco a Gesù, l'ho usato andare a Londra in vespa a 18 anni. Si andava allora per conoscere Londra, Carnaby Street, il Beatles, il mondo dei Beatles, questo mondo che stava cambiando. E avevo un casco Tudela che conservo ancora, abbiamo fatto 4.000 km lungo la Germania, e siamo stati per 40 giorni via da casa, non c'erano i telefonini, mi hanno mandato una cartolina che è arrivata dopo il nostro arrivo, eccetera. Quindi mio padre voleva in banca, era un funzionario di banca, voleva che facessi la carriera in banca, e io non volevo sapere, e mi sono messo con questo ricordo del viaggio, della scoperta, ho detto: io voglio fare questo tipo di lavoro. Ho messo insieme, io chiaramente non sapevo lavorare le pelli, non sapevo fare niente, ma avevo in mente questa scoperta, la velocità, questa idea di primato. E quindi io farò le tutte, però ci vuole un marchio. Forse anche senza volerlo mi sono ispirato proprio a Gino Misano, con un marchio così italiano, così importante, così riconoscibile. E quindi ho dato l'incarico a una grafica, che una ragazza che faceva grafica, che ha studiato questo tipo di marchio. Ed è stato scelto, nato prima il marchio che non il primo prodotto. Grazie Lino, grazie mille. Ciao Mario. E allora, intanto, volevo, tu che Romano fa Moto 3 naturalmente, come hai finito la stagione? Quinto, sesto? Sesto. Comunque è debuttante, subito fortissimo, è stato in testa alla classifica mondiale, le prime gare, insomma un bel fenomeno. Intanto che effetto ti fa venire qui a sentire parlare di una persona che non hai mai conosciuto e sentirne parlare con così tanto affetto e passione? Ti fa effetto un po'? Sì, prima quando sentivo parlare le persone con i capelli bianchi, quindi con un po' più di esperienza, e a volte mi venivano proprio i brividi, perché me lo sono un po' immaginato com'era. E quindi sono ancora più onorato di indossare il casco bianco a GP. Ciao Romano. Senti, i tuoi progetti prevedono di rimanere ancora in Moto 3 naturalmente la prossima stagione. Sì. Sarai ancora nel Team Italia. Sì. Ambizioni? Ah, io spero di vincere il mondiale, quindi adesso ci stiamo preparando bene e
Vabbè, tutti i piloti ne abbiamo fatto 30 secondi, quindi... È una logica stringente. Senti, un'ultima curiosità. C'è un pilota a cui ti ispiri, o comunque che fin da ragazzino seguivi come un modello e che ti piacerebbe in qualche modo eguagliare? Ma a me piace Valentino Rossi, però c'è anche un detto che mi piace ripetere quasi sempre, che chi copia non passa, quindi non bisogna copiare nessuno. Io faccio la fatica. Grazie Renato. Benvenuto, perché Francesco è meno conosciuto dei due piloti che lo hanno preceduto qui. Tu quest'anno sei attivitario. Sì. È così. Ci sei arrivato? Arrivato da dove? Dalla Spagna, da 3 anni infatti nel team del mondo. Quindi tu hai fatto il campionato spagnolo e il corso che ti sei fatto le ossa là? Sì. Perché in Italia come va? Cioè, sapete che la Spagna sta sfornando piloti grafica e quindi forse ci sono delle formule laggiù che funzionano meglio che qua. È così? No, allora io nel 2009 c'è stata questa opportunità che mio cugino abita in Spagna, diciamo il capo della Galfe, e c'era questa possibilità di andare al team di Emilio, dalla Precipi fino al centro, fino a quest'anno che ho concluso il campionato spagnolo, e diciamo mi ha aperto un po' le porte per arrivare al mondiale all'attività. Come l'hai chiuso? Con che risultato? Sono arrivato terzo. Niente male. Bravo. Che piccola mamma e quella sorella. Ecco, volevo chiederti, Francesco, e per te che cosa rappresenta adesso entrare nel Team Italia? Tu intanto da dove vieni? Non sei romagnolo tu? No, sono di Chivasso, nella provincia di Torino. Quindi un piemontese, non ce ne tanti, perché in fondo penso a Rolfo, pochi altri, no? Non ce ne sono tanti. Non è una terra di campioni di solito, poi arrivano le eccezioni. Speriamo che inizi. È certo che speriamo. Dunque Team Italia, di fianco a Fenati. Romanzi. Avete già un rapporto di amicizia o vi conoscete adesso, vi siete conosciuti qua? Ci siamo conosciuti diciamo una settimana fa al Corni. Non ti è simpatico? No dai, è simpatico. Facile provocare, sono molto tranquillo e misurato. Quindi insomma, da lui puoi imparare qualcosa, no? Sì, io ho visto quest'anno che è andato bene da subito. È andato molto bene quest'anno, molto costante, facendo buoni risultati, quindi spero di far così anche meglio. Bene, un applauso per Francesco Mignano. Buon talento per il Team Italia. Grazie Francesco Mignano. Che è un buon ricordo. Grazie. E poi cambiamo, perché adesso prendiamo Danilo Petrucci, che invece secondo me oggi è qui, con la sera qui, nella squadra di Gian Piero Sacchi. Ciao Danilo. Cos'è successo che non cammini benissimo? Ma è l'amica, non so dire. Ecco, Danilo è un talento che è sacrificato, però, perché squadra è una buona squadra naturalmente, ma voi sapete che in modo civile la crisi dei partecipanti, per non avere una griglia di partenza di volta a 12 soli piloti, si è allargata la categoria a una nuova formula che è la CRT. Ottavo Valenza con una gara difficilissima, le slick, inizio umido. Insomma, ti sei sentito sacrificato da questa nuova formula o hai potuto esprimere il tuo talento? Sicuramente non parti alla pari come parte, ecco, ad esempio, gente che è più avanti, ad esempio Marquez, che l'anno prossimo sarà sul modo, sulla RCQ, che è il modo forse la più forte. Cominciare dalla CRT non mette in mostra il tuo potenziale, però è un'opportunità bellissima per esserci, altrimenti non potresti starci, altrimenti. Tra l'altro tu comunque ti sei preso delle belle soddisfazioni, perché mi pare a 6-7 gambe dalla fine, il cambiato moto, si è salito sulla Super BMW, sulla quale c'era già Colin Edwards, che è un pilota che è stato anche pilota ufficiale, che è stato anche campione del mondo della Superbike, insomma, che non è una pippa, e tu gli sei arrivato davanti. Sì,
Sì, abbiamo cambiato la moto, a segare dalla fine senza fare alcun test, era un modo, diciamo, per noi nuovo, cioè abbiamo sviluppato in gara, alla fine le ultime 3-4 gare abbiamo cominciato a fare parecchi punti e sì, alla fine dopo l'ultima gara sono riuscito a passarlo. Perciò passare in classifica Eguas, sono molti anni che corre, per me era il primo anno, non solo di modo ma proprio di Gran Premio, è stata una bella soddisfazione. Poi ecco, soprattutto son qua perché faccio parte del team di Gianpiero Sacchi, lui il suo team l'ha costruito per la prima volta grazie a Gino Pisano, io non l'ho mai conosciuto, perciò tutto un collegamento che per me è emozionante, insomma, essere qua, anche in qualche modo grazie a Gino Pisano che sono qua, la stessa cosa per Gianpiero. Grazie, bravo amico. Anche per te c'è il ricordo della domenica qui a Valenza. Prima vi ho interrotto, si parlava della 200 miglia di Daytona del 74. Quell'anno Agostini era passato a Yamaha dopo tanti 13 vittorie mondiali con l'MV, aveva fatto incazzare molti motociclisti italiani perché lasciava l'industria nazionale traditore passare ai giapponesi. Non replica, però tutto questo è vero, no? Era questo il clima, e Agostini naturalmente aveva visto molto lontano, aveva capito invece che l'MV ormai era quasi finita e che il Giappone si con due tempi, però da lì a dimostrare di essere ancora capace di vincere ce ne voleva, e si presentò a Daytona alla 200 miglia della marzo del 74 con la Yamaha 700, la stessa moto che aveva Kenny Roberts, che era leader locale, per la prima volta su una moto a due tempi, per la prima volta con le slick, non l'aveva mai usato prima. Bene, Sergio Cassano era lì di fianco ad Avisano, a Daytona, Florida. Rapidamente tre episodi di corse partendo da questo. Avisano era preoccupato per questo debutto di Agostini, soprattutto perché andare a cercare di battere gli americani sul loro terreno era una cosa pressoché impossibile, perché erano circuiti particolari, io me lo ricordo, passare tutto a 20 km prima di annegarti nella parte bassa a una velocità fuori bomba. Era la sopraelevata che in Europa non si usavano mai. Noi non usavamo la sopraelevata, quindi non avevamo esperienza. Nessuna esperienza. Un po' quello che sto dicendo, mentre gli americani erano abituati a correre in quelle condizioni. Comunque Gino era preoccupato, mi disse facciamo il biglietto aereo, prendiamo solo un compagno su a seguire Agostini, vediamo se ce la fa. E poi mi disse, poi tu filma tutto, prendi tutto perché può anche vincere. Il filmato io ce l'ho, dovevamo farlo riprodurre per questa occasione, non abbiamo avuto il tempo, ma mi riprometto di farlo e ne darò una copia al dottor Bainese e ovviamente a Giacomo Agostini, perché fu molto incentrato sulla figura TV, perché lui mi disse, se vince, tu riprendilo bene da vicino e tu non sul caso. Lui era con una bella bionda accanto, che era quella che aveva premiato, risieduto in moto, con questo trofeo che era alto così, e io avevo questa funzione, di seguire Giacomo Agostini. Ma per far capire la differenza che c'era tra Agostini e gli altri piloti, dobbiamo andare alle 200 miglia, sarò breve, di Imola, per la quale questa funzione di atipico general manager di Avisano Gino mi disse andiamo là e tu segui un po' il parco piloti. Di Agostini non c'era la preoccupazione perché lui andava a dormire regolarmente, mi ricordo che aveva dei pezzi di gomma, quella per innaffiare con la quale si allenava a tenere il pugno sempre pronto, mentre gli inglesi e gli americani andai vicino a Kenny Roberts, che aveva un'aranciata alta così, e gli disse in inglese, complimenti, che preoccupazioni ci sono? Lui mi fa, annusa, io non lo sai, c'erano 4 dita di gin e 2 dita di aranciata. Infatti la sera dopo, lì la sua preoccupazione fu molto fondata, ne parlavo con il dottor Costa prima, arrivò la notizia che Bernie Shee e Kenny Roberts erano finiti in una roggia con la macchina, erano fuori. Si poteva immaginare quale fosse il loro tasso alcolico, ma chi potesse esserci in macchina.
E infatti il dottor Corsano ha confessato che i due piloti furono riportati in albergo fradici e sporchi e le due ragazze si trovò un modo di mandare a casa per altri sistemi. Fu salvata da 200 miglia di quell'anno. Comunque ritengo che la vittoria di Daytona di Giacomo sia stata la perla assoluta della sua carriera, in assoluto. Credo che siamo riusciti anche a far piangere Gino Misano dopo la vittoria. Perché si teneva il casco stretto, orgoglioso di questa vittoria. Mio, la curiosità, non è stata una gara facile, avevi chiuso sul luogo dello svenimento, forse sei anche svenuto, eri allo stremo, c'era caldo, insomma è stata una gara difficile. Purtroppo sì, perché non ero abituato né a correre in un circuito ovale con una pista sopraelevata, era la prima volta che correvo con una moto superiore a 500 di cilindrata, la prima volta che correvo con due tempi e la prima volta che correvo in una giornata con 40 gradi all'ombra e quindi io non ero abituato a bere, non bevevo niente, io ho visto tutti questi americani che avevano sotto gli occhi, erano blu, mettevano delle creme, si prendevano delle pastiglie, io figurati, non ho detto pastiglie, ho detto anche persone, e non ho bisogno. E in prova con i Roberts mi aveva dato quasi un secondo, perché facevamo il tempo con un litro di benzina solamente il giro lanciato. E così ero un po' triste, un po' preoccupato, dico, porca miseria, non è facile. E pronto via, sono partito e sono andato subito in testa, addirittura il primo giro, il conservatore pieno di benzina, quindi la moto pesante, eccetera, ho fatto il record della pista battendo il tempo che aveva fatto che mi dovesse il giorno prima. Comunque poi, niente, sono in testa, arrivo a metà gara e non ce la facevo più. Non facevo più, mi sentivo male, mi giravo un po' la testa, avevo sete. E mi ricordo che andavo a cercare il sudore per bere qualcosa, per tagliarmi la lingua, e cercavo il sudore che mi scendeva e poi a un certo punto dico mi fermo, basta, non ce la faccio più e mi fermo. E però nel frattempo ho anche pensato, dico, ma pensa quanta gente è venuta a vedermi, dall'Italia è partito un aereo, dalla Francia, dall'Inghilterra due aerei. E ho pensato quanti amici sono venuti a vedermi e io adesso mi arrendo, cioè mi sono sentito. Allora in questo momento mi ha dato la forza di continuare e dopo un minuto sono ripreso, sono arrivato alla fine, anche se poi alla fine ho dovuto farmi una flebo perché effettivamente ero disidratato, ero distrutto. Ed è per questo poi che ho convinto il grande Checco Costa a darmi Claudio per venire in America l'anno successivo, perché ho detto a Claudio ho bisogno di te, ho detto a Checco Costa che io ho bisogno di Claudio, perché l'anno scorso sono arrivato per lui, mi aveva seguito, aveva visto le fotografie, eccetera. Gli ho detto a mio figlio, non vorrei mai che andassi in aereo, però se per aiutare te lo mando. Grazie mille. E a questo punto in sala so che ci sono dei piloti, chiamiamoli così, ex, a cui Valenza voleva lasciare anche a loro un ricordo, e c'è sicuramente, l'ho visto, Ciro De Petri, il dakariano, il più grande collaboratore dei cassi e GV, così come testate sulla sabbia. Grazie per la presentazione. Ma devo dire che è stata una delle tante, perché poi presentiamo, diciamo, tanti convegni, ma è stata veramente intensa e ricca di emozioni. Innanzitutto, beh, anch'io non sono un giovane pilota, quindi vengo, quando raccontavate le storie tutti voi, o quando le raccontava Giacomo, entravo nella parte. Lino poi, ciao Lino, che è 10 anni che non ci vediamo, captavo completamente il senso del suo ragionamento, perché mi ricordo degli anni 72 facevo cross e andavo a correre a fare la Vicentina nei suoi posti, lui era anche lui un pilotino, vuol dire non era a livello mio di picco, però anche lui si distanziava abbastanza bene e mi ricordo che portava, te ne ricordi io, quei pantaloni di pelle con la scritta dainese, pelle grande perché all'epoca, cioè, più era grande più si vedeva probabilmente, e
Io poi ho fatto tutte le 11 da Carcon, sono stato un fedele anche perché diciamo da collaudatore collaudavo sono non soltanto i cassi ma anche l'abbigliamento. E poi quando iniziò l'avventura della Parigi Dakar, la prima volta con Vinci, suo fratello Giacomino, che poi è mio cognato, tutti in famiglia, e mi disse devi andare la GD. La GD è una delle aziende più importanti e fanno dei caschi notoriamente per i velocisti, quindi alla Parigi Dakar ti dovrebbe proteggere. Quindi mi ricordo che il primo anno andai poi con la KTM e c'era un cassettino che l'ho visto in giro per le vetrine perché l'ho dato all'amico G da portare, era un casco di quelli aperti ancora, sembravano pronto quelli per le bambole, però era ancora il primo modello. Poi passato la Honda fecero probabilmente il casco integrale e andare poi con un casco a GV era sinonimo di professionalità e quindi lusingato di tutto questo. Una cosa che è una campanata da stili con cui vinci tutto il mondiale. Io non ho mai vinto niente quando lo sono in grado di fare. Io voglio ringraziare la prima cosa perché ha portato a Valenza una fila di persone che conoscevano la vita nel moto mondiale, da Giampiero, da Dottor Claudio, da Costa, a Rottini, lo seguito per una vita e devo ringraziare lui per aver portato tutte queste persone a Valenza. Io lo conosco, ho vissuto con lui tanti anni e devo solo dire grazie per tutto quello che ha dato, non quello che ho fatto io. Anche per Nico, anche per Nico. Troppo gentili. Manca Giampiero, sai? Grazie, troppo gentili. Giampiero Sacchi. Giampiero Sacchi. Giampiero Sacchi. Diciamo che vorrei qui i collaboratori Maurizio Robotti e Fiorena, ma vieni subito.
lui invece è un conservatore di moto storico. Questi sono quelli che hanno fatto la notte sull'argomento, hanno passato la notte. Chiamiamo l'assessore anche Paolo Bonzano, così viene fatto. E lui, Luigi Caligari, questi sono quelli che hanno lavorato, anche Rata di Lima, oltre che di Caligari. Grazie. E dunque siamo contentissimi di averti qui. È stata l'occasione di ricordare Gino Gisano, che è un grande imprenditore di Valenza, di conoscere i nuovi piloti e di chiudere alla fine con quest'assa che vuole collaborare, contribuire a una cosa importante che state facendo. Ecco, prima di partire con l'assa, io lo so, ma voglio che anche il pubblico in sala sappia quali sono le cose che la Fondazione Simoncelli sta finanziando, soprattutto delle cose bellissime che lasceranno il segno profondo. Abbiamo fatto in un fanotrofio dell'NPH in Repubblica Dominicana un centro di riabilitazione, se la faccio, per bambini disabili. E l'abbiamo fatto in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava di Milano. Mentre il nostro primo progetto italiano, che è quello dove andrà il ricavato di quest'asta, è a Sant'Andrea in Desanigo e dobbiamo rimodernare un albergo per farlo diventare un centro diurno sempre per bambini disabili, perché ci siamo improntati sulla disabilità infantile e basta. Sì, basta, anche perché questa è un'operazione molto grossa, no? Quella che state facendo per questo centro diurno, ma poi avete anche Coriano, una cosa grossa che è questa. Ed è una cosa talmente grossa che mi dicono che l'investimento finale sarà superiore a 1.200.000 euro, quindi una cosa veramente gigantesca, ristrutturando un grosso albergo e il parco annesso, proprio perché i ragazzini con una disabilità possano avere un posto sia per ospitare sia per fare le loro terapie in un posto bello. Sì, poi lo daremo in gestione alla cooperativa L'Aquilone di Rimini, che è molto più esperta di noi in queste cose. Adesso Paolo si sta preoccupando di concludere le ultime cose burocratiche, perché in Italia va un po' così a rilento la cosa. Però appena finisce l'anno, e quindi nel 2013, buttiamo su tutto e iniziamo a rimodernare. E l'abbiamo fatto in Italia, il primo l'abbiamo fatto all'estero perché vabbè, un sacco di gente, ci tengo a precisarlo perché un sacco di gente mi ha chiesto come mai all'estero quando c'è bisogno anche in Italia. All'estero abbiamo iniziato perché i fondi erano quelli che erano e fare le cose in Repubblica Dominicana piuttosto che in Kenya, piuttosto che nei paesi del quarto mondo è più conveniente. Con piccole cifre si possono fare cose più grosse. Cioè, tanto è una cosa pubblica, abbiamo speso 210.000 euro per fare questa casa accoglienza di 30 bambini là, e invece per farlo qui in Italia, che non è la stessa roba, però si avvicina, ci vorrà più di 1 milione. Infatti molta gente mi sta chiedendo di aiutarli economicamente per altre cose, e purtroppo siamo costretti a dirgli di no, perché prima dobbiamo essere sicuri di riuscire a finire questo progetto che è grandissimo. Voglio chiudere questo piccolo citato dicendo, non vi sarà sfuggita la notizia, che proprio in questi giorni a Coriano sono stati creati degli spazi, degli stili molto belli, c'è una galleria con tre ampi locali con tante cose belle da guardare, i box di Gesini Cresini, le MotoGP, le prime di moto, i primi cassi, le prime cose di Marco, insomma, una cosa bellissima. E poi questa statua, questa opera, che proprio sorge di vicino, no?
molto bella. Non chiedermi molto perché io non l'ho ancora vista. Non l'hai ancora vista? No, perché non sai esattamente con la fondazione che avevo lasciato la famiglia. E quando è stata l'inaugurazione così io non c'ero e andarsene insieme al nuovo volo. Va bene. Va bene, penso che siamo vicino che facciamo l'asta, però prima di andare con l'asta c'è una cosa anche per la Kate, con un pensiero di Parenza, che lei ha l'assessore consobale l'assessore Gian Sanz, che è l'assessore Sanz, che dice si deve consobare tutti lo segnano, un ricordo del terzo giornale. E i nipoti di Gino Milano sono parti attive, molto attive in questa stanza benefica. Certo. Grazie. Grazie. E abbiamo l'ultimo casco, il secondo firmato da Valentino Rossi, taglia M, casco uguale, GP Tech. Della AGU top di gamma firmato da Valentino Rossi. Questo è taglia M. La differenza è solo la taglia, anche qui. Grazie. Partiamo dagli 800 euro del prezzo base. Antonelli? Non vedo mai. Ah, scusa. 900, c'è già un'offerta. Bagnaia, hai alzato la mano? No. 900 lì, vediamo se ci sono altre mani che si alzano. Non vorrei perdere qualcuno. Danilo? No, è stato un gesto. 900, siamo a 900. Non ci sono altre offerte? Ci fermiamo qui? Fatto? 901? 902? 900? Aggiudicato? 903? We'll be right back.